Signora, preferisce finestrino o corridoio? Finestrino no, che ci sono gli spifferi. Ma dove sono gli spifferi? Una volta una signora mi ha detto: mi può mettere vicino al finestrino così lo posso aprire se ho caldo? No, signora, no. Guardi che non si... Non è su Italo, l'aveva detto signora. E non si aprono i finestrini. Ah già, perché siete una low cost. Ma no! Vabbè, però questa è gente che è matta anche fuori dall'aeroporto, non solo dentro l'aeroporto. Irraggiungibile, credo. Irraggiungibile, io mi immagino che erano con la manovella. Pari, dispari. E giù. Ovvio, parto io. Ragazzi, ci siamo, benvenuti a una nuova puntata di Te che pigli. Siamo sempre qua in diretta dal nostro bar preferito di Milano, l'Ostello Bello. Non sono solo perché c'è Federico Pecchia. Ovviamente c'è anche Davide Damiani, diciamolo subito perché sennò il nostro autore Andrea Lavagnini si arrabbia. Iscrivetevi al canale, è la prima volta che lo diciamo. Fate swipe, non c'entra nulla. No, non c'entra niente, no, non c'è capito. Iscrivetevi al canale perché anche questa puntata è incredibile perché abbiamo... Così sono rapido, cioè noi non siamo bravi, eh. No, no, ma per l'ospite, lo faccio per l'ospite. È incredibile per l'ospite perché abbiamo con noi oggi l'hostess di terra più famosa d'Italia, si può dire. Sì, non è famosa solo al check-in, ma anche sui social. Pensate che su Twitter conta più di 70.000 followers. Sì, perché lei sui social, su Twitter e su Instagram condivide le conversazioni più bizzarre, le richieste più assurde che gli fanno i viaggiatori quando si presentano al check-in. E quindi... Siamo pronti? Eh sì. Accogliamo Ambra Garavaglia! Ciao Ambra! Eccola qua, vieni. Prego, vieni qua. Grazie. Oh, com'è? Tutto a posto? Tutto a posto. Tutto bene, guarda. Allora, partiamo subito da una cosa, perché noi, come al Metal Detector, si vuole levare tutta la roba qua. Questa roba qui, bravo. Sì. Perché sennò comincia a suonare durante il programma. Sì, bracciali. Bracciali anche. L'orologio lo devo togliere, ok, perfetto. Oh, c'ho le dita gonfie perché c'è caldo a Milano. Come senti, a questo punto guarda. Sì. Una cintura perché... No, questo è difficilissimo, lo dovevo togliere prima, eh. Non posso tenere i pesali sull'aereo questo, perché è difficile da togliere. E le scarpe? Le scarpe invece vanno... Sì, grande. Ok. Vai, a posto. Vai. Tieni sì, pure. Sì, io so, così non sono nulla. Siamo... Bravi. Siamo a posto. Iniziamo bene. No, lo levo, vai. Sennò mi fa strano. Prima domanda, Ambra. Te che pigli? Da bere. Vino? Vino. Vino. Bianco, rosso? Bianco. Bianco? Anch'io. Vino bianco, io birra, ciao. Siamo all'ottava puntata, si sta risparmiando. Io volevo il rosso. Però sì, no, allora, Ambra, innanzitutto grazie di essere qua. Grazie a voi. Come dicono Televisione Verissimo, grazie. Perfetto. Mille, ti abbiamo corteggiato per tanto tempo. Grazie. Allora, parliamo un po' di questa passione per i viaggi per l'aeroporto, cioè da dove nasce? Ma in realtà è arrivata col tempo. Io lavoro in aeroporto da 13 anni quasi. Okay. Faccio la maturità, l'ho scritto, so di questo colloquio per l'aeroporto, questa persona che cercavano per assistenza al check-in, anzi alle macchinette del check-in automatico. Ok. Dico a mia mamma, senti, accompagnami a fare questo colloquio, tanto io l'unica cosa che so è che in aeroporto non ci voglio lavorare. Qui si partiva bene, no? Molto bene. Beh, non so esattamente cosa sia successo, ho fatto il colloquio, sono tornata in macchina e ho detto no mamma, voglio lavorare qua. Voglio farlo. Ho fatto appunto l'orale e ho iniziato, della maturità, e poi ho iniziato a lavorare e non ho più smesso. Hostess di terra. Hostess di terra. Impronunciabile, hostess di terra. Io subito è partito qualcosa. Sì, perché la prima domanda che mi fanno in realtà di solito è: e com'è viaggiare, vedere tanti posti nuovi? No. Tra l'altro te lo chiedo tutti i giorni quando ti vedono nella tua città. Diciamo, ma com'è viaggiare, andare a Hong Kong? Ma ti ho visto anche ieri. Prego per voi. Grazie mille. Vabbè che gli aerei adesso sono veloci, però. Sì, ma un po' troppo, eh. Quindi ecco, tu non è che viaggi. No, esatto, sempre a check-in. All'accoglienza, cioè quando ti arrivi, che è il momento anche un pochino più ansioso e difficile anche per il viaggiatore, no? Perché documenti, le cose, il ritardo, cioè poi dopo andremo a vedere. Il bagaglio a mano, la misura. Cioè, risolvi il viaggio tu. Esatto, quindi probabilmente proprio per quello che nascono le perle migliori in quel momento. Allora, brindisino, sì, vai, così facciamo poi... un bel brindisi, sì, poi Andra, si chiacchiera. Poi sì, si va diretti, ragazzi. Va bene. Questo è il momento proprio di pausa. Scusate, avevo bisogno di rinfrescarmi un attimo. Devi. Perché te praticamente dal 2011 ti torna? È giusta come data?
Hai cominciato a scrivere dei tweet? Più o meno, sì. Ok, sì. Allora... Noi sappiamo tutto, eh? Sì, qui siamo tutti abbiamo delle fonti incredibili. Praticamente te... Non me l'aspettavo. Te hai cominciato, ti sei resa conto che le cose che ti chiedevano i viaggiatori al check-in erano così esilaranti che non potevi non condividere col mondo. Esattamente. Cioè, la prima volta hai detto no, io queste cose le devo appuntare. Cioè, quando è successo? Ma sai che in realtà è una cosa che in aeroporto si dice praticamente, credo, da sempre. Anche le mie colleghe mi dicevano, dovremmo scrivere un libro, sai la classica, ne senti uno, ma hai sentito quello cosa mi ha detto? Dovremmo scriversi un libro e alla fine io ho iniziato a scrivere. Hai cominciato a scrivere e poi ci hai fatto anche un libro. Esatto, sì, è una raccolta. Una uscita nel 2017. Sì. Bravo, Davide. A novembre, no, questa è la risposta, a casa. Bravo. Il mese l'ho tirata a casa. Ma no, forse era luglio. Ah, vedi, per poco, ci sono andato vicino. Sì. Ma tu quando hai cominciato a raccogliere queste conversazioni che possono diventare tweet, noi ci siamo chiesti, cioè, ma tu hai una memoria incredibile che quindi torni la sera a casa, insomma, a fine turno, e dici, oh, oggi mi hanno detto questo e quest'altro. Oppure, che ne so, ti va via... La persona davanti, arrivederci, buon viaggio. Aspetta, me lo scrivo. Perché sì. Mi ha detto. E aspetta, quella che fila. No, scusi un attimo, ma devo scrivermi il tweet per l'ora, certo. No, allora, anche perché normalmente magari è una conversazione un po' più lunga che va tagliata. Okay, anche perché quando ho iniziato io. C'è una fase di montaggio durante. Esatto. Quello c'ha l'aereo. Aspetti, perché guarda, due secondi in più. No, perché quando ho iniziato io, i tweet erano di massimo 140 caratteri. Ah, già, è vero, perché adesso è aumentato a 280. 280, alla grande. Quindi, proprio. Esatto. Okay. No, magari mi segnavo la parola chiave, io fortunatamente ho una buona memoria, quindi che ne so, bagaglio a mano e poi mi veniva in mente o la destinazione, insomma, poi ricostruivo la vicenda. Fantastico. E te hai cominciato a scrivere questi tweet e poi a un certo punto i tuoi follower sono aumentati a dismisura e hanno cominciato ad avere, non lo so, il desiderio di sapere di più su questi viaggiatori incredibili. Sì, devo dire che su Twitter è abbastanza facile perché la condivisione è più veloce, quindi hanno iniziato a seguirmi tante persone, hanno iniziato a chiamarmi un po' le radio e a chiedermi di parlare di queste, appunto, vicende. Sì, un 27% di voli a Malpensa. Come Barbara D'Urso, guarda. Ambra Caravaglia, più 27%. Ma è stato, cioè, quando ti hanno chiamato le radio è stato il momento della tua... No. Il momento è stato poi dopo, no, a quel momento avevo circa 3-4 like. Incredibile. E non lo sapeva nessuno. In che senso non lo sapeva nessuno? Mia mamma, per esempio, che scrivevo, nessuno. Ah, ok. Allora, la terza chiamata della radio, ho detto, vabbè, magari mia mamma lo dico. Perché... Mamma, se mi senti in radio, è tranquilla, tutto a posto, è che ormai sono famosa, non ci posso fare nulla. Sì, mi chiamavano nonostante ancora, insomma, i numeri fossero abbastanza bassi. Proprio per la novità, anche, perché non l'aveva mai fatto nessuno. E poi, no, il boom è stato con l'ebook. Ok, col libro che hai fatto uscire. Sì, okay. Perché sono stata intervistata e dall'ANSA per prima, credo, e quindi poi insomma hanno rilanciato un po' tutti l'articolo e eccomi qua. Eccoci! Dunque, hai aperto però anche una pagina Instagram. Sì, allora in realtà avevo la classica pagina Instagram da buongiorno, colazione. No. Con gli aforismi di Oscar Wilde. No, così forse così no. Così quasi dove col cioè, buongiornissimo, oggi giornata piena. Non so. Selfie. Vabbè, okay. Oggi stanca. Mi sono svegliata alle 3. Più o meno, vabbè. E poi però ho iniziato ad arrivare tante persone anche lì, allora ho smesso. Ma soprattutto mi chiedevano di condividere i tweet anche lì, perché Twitter in realtà non è così... diciamo, ce l'hanno un po' meno persone rispetto ai più di elite, possiamo dirlo, no? Sì. Nel senso, sì. Magari usato molto dai giornalisti, dalle radio, dalle TV, sicuramente Instagram. Spostarlo anche su Instagram... Esatto, e quindi ho iniziato a condividerle anche lì e in effetti sì, sono andata molto bene. Ma, e senti, prima di leggere i tweet, ci dici quella volta in cui proprio hai detto ma che lavoro sta facendo? Ma è possibile che questa gente mi chieda una cosa così assurda? Cioè proprio il momento più assurdo che hai avuto nella tua carriera da hostess di terra? Ma guarda, forse più che... qualcosa che è stato detto, ma gli oggetti che vengono portati. Una volta mi è capitato un passeggero con un lavandino. Che senso? Che senso, scusa? Proprio il lavandino. Ma, cioè, cioè, come bagaglio. Ma imballato no. Già? No, come? Cioè, si è presentato con un lavandino. Ma tu dimmi come reagisci. Va bene, però può magari andare a impacchettarlo. Cioè, non ci vedo.
Magari ti ha anche chiesto, ma io lo porterei come bagaglio a mano. Metto dentro le robe. Che è più grande del bagno stesso dell'aereo, perché il bagno è, cioè, non c'entro neanche forse io. Forse era quello, lo volevo portare per... Lo sistemare. Lavandino, poi? Una volta mi è arrivato un passeggero che era un regista di Bollywood, okay. E mi ha detto, magari non le interessa, però nella mia valigia ci sono 200 pistole finte. Mi interessa. E quindi, cioè, anche perché sono quelle per il set, quindi sono. Ma 200 poi, cioè, un arsenale. E evidentemente, non so, costa meno meno, forse. O forse là non si trova, certo. Non lo so. Comunque abbiamo dovuto allertare tutto l'aeroporto, perché poi passano a radiogeno e si vedono. Sì. Cioè, quindi hai dovuto dire a tutti, allora sto tizio, cioè, allora chiamato il primo, ci abbiamo finte, ci abbiamo Sorrentino di Nuova Delhi, però potrebbe scoppiare qualcosa, quindi vediamo un po' di far conciliare le due cose. Ma qualcuno si è mai riconosciuto in un tuo tweet, anche se sono anonimi giustamente? Allora io devo dire che sto molto 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 attenta, quindi magari cambio il genere, cambio, che ne so, se è Francoforte magari scrivo Monaco. Mi è capitato solo una volta perché era proprio palese. Cioè una che ti seguiva, una che seguiva. Sì. No, lui è arrivato, poverino, aveva il volo da Linate. Ok. È arrivato a Malpensa. No. E già lì ti girava il contrario, guarda, il contrario. Aveva il volo da Malpensa, ma prima è andato a Linate. Okay. Poi è arrivato a Malpensa, ma proprio tardissimo, l'ho cancellato. Poverino, disperato. E mi ha detto, vabbè, ok, ho capito, si siede. Poi mi guarda e mi dice, tu sei Amraga. No. Non scrivere di me. E poi l'ho dovuto scrivere per forza. Terrorizzato, ho fatto, oh, finirò su Twitter. Sì, sì. Esatto, non era il dispiacere tanto per aver perso il volo. Certo, ma perché sì, sì. Comunque giornata di merda. Cioè, perdi il volo e in più finisci su Twitter di Amraga. Cancellato da me. Si è spostato dall'hostess accanto. Andava in Grecia, però dice, me ne frega. Potevo stare davanti a Ambra. Sì. Noi abbiamo fatto una mini raccolta, come ti diceva Fede. Ok. Non ti spaventare che qui non ci sono giochi, sono cose tue che conosci benissimo. E sono robe tue, vedrai. Per cui, cioè, quindi vai tranquilla, rilassati, bevi tranquillamente. E diciamo questa premessa mi fa preoccupare. Allora, questi che stiamo per leggere sono alcuni dei tweet che ha fatto Ambra Garavaglia, che raggiungono un sacco di persone, un sacco di like, quindi non potevamo non leggerli. No, perché sono veramente assurdi. Tipo, Fede, parto io? Vai. Signora, qualche chilo in più. Porta delle cose di mia figlia, non contano a parte. Ma dov'è sta figlia? Parte settimana prossima. Ok, che l'ok finale. Me la ricordo proprio perfettamente. Sì, che se poi si è anche arrabbiata. Mi ha detto, vabbè, ma non avete un modo di segnarvelo da qualche parte? La signorina arriva la settimana, come se fosse, non lo so, il conto del caffè da pagare. Passo la settimana prossima. Sempre sulla questione del bagaglio, signora, mi dispiace, ma il bagaglio a mano è troppo pesante. Ma che le importa? Tanto lo devo portare io, ce la faccio. Questo proprio. Cioè, come ti rivolge a una persona del genere? È anche abbastanza comune come risposta. Sì, ma cioè, sono tutti forzuti quei passeggeri di Malpensa. Perché che problema c'è? E uno dei problemi maggiori al check-in è il bagaglio. Dici un po' qual è? Cioè, nel senso, la gente si presenta. Non portate il bagaglio a mano. Ok. Venite senza. Ma perché il bagaglio a mano? No, quello che devi pesare è il bagaglio da stiva. Tutto si pesa, pesa bagaglio da stiva. Anche tutti i pesi. Subito. Vabbè, guarda, ci sono anche quelli che, vabbè, no. Ma io peso poco, lui pesa di più. Cioè, nel box di Ryanair si mettono lì così. No, cioè, questa convinzione che sia un peso totale tra la persona e i bagagli. Cioè, ma che è peso specifico, taranetto. Però ha senso, cioè, sì, dire. Ma immaginaci, cioè, a dover pesare anche le persone. Cioè, tra l'altro si metta con la maniglia in su, lo vedi sul nastro. E cos'è che di solito ti dicono per evitare di pagare la sovrattassa, si dice? Ok. Sì, no, ma allora principalmente il bagaglio a mano si spedisce, okay. Anziché portarlo a mano, quindi certo. Il problema grande è quello che le persone non lo vogliono mandare, se lo vogliono tenere. E o tolgo delle cose, va bene, le toglie, dove le mette? No, poi le rimetto dentro. Allora... Ah, le toglie. Cioè, davanti a me se le tiene in braccio, ma grazie, buon viaggio, arrivederci, e le rimette dentro. Esatto. No, vabbè, l'ho fatto anch'io. No, scherzo, no, no, no. Allora... Il problema è proprio quello che le persone non capiscono, tipo te, che l'eccezione... Te l'ha detto, ha fatto bene. Si può dire del tavolo, come a scuola. Che l'eccezione... è una cosa, la regola è un'altra. Allora, ne leggo un altro a caso, eh.
ho un problema, mi dica, non ho il documento, che facciamo? Senza documento non può partire, mi spiace. Guarda, secondo me se mi faccio mandare una foto va bene, bella nitida, o si vede bene in faccia, è perfetto, credo. E poi fanno tutto da solo. No, secondo me va bene, ma no, esatto. Sto dicendo di no. Potrò dirlo una, io. Una volta il signora mi fa, però ce l'ho, non ce l'ho fisicamente, ma ho il PDF. No, PDF. Però la mandare per mail, lo so, sì. Cosa fare. Me lo faceva vedere così. Vabbè, documenti è anche un'altra cosa, un argomento complicato. Ci sono dei luoghi comuni, bisogna sfatare. Prendo un tweet e poi magari parliamo di questo. Per esempio, mi può cambiare il posto e mettermi in fondo? Purtroppo no, signora, il volo è pieno. Ma la prego, se l'aereo cade, quelli dietro si salvano. Ma chi l'ha detto? C'è questa leggenda metropolitana che quelli che stanno in fondo all'aereo si salvano. Ti torno, cioè la gente ci crede però. Sì. Beh, sì. E perché sì? Secondo me pensano perché si punta. Vai in punta, certo. E quindi quelli, in fondo si salvano. Possiamo, però l'impatto forse... Possiamo dirlo, se a un certo punto il comandante dell'aereo dice stiamo precipitando, non quelli, che stanno in fondo fanno... No, siete morti comunque. E te che sei? È così, se dice sta precipitando, ragazzi, c'è poco a fare. Ma poi non precipita però, tranquillo. No, infatti, parliamo da questo presupposto. No, non precipita, non precipita l'aereo. Infatti. Un altro luogo comune è quello di come posizionare la valigia sul nastro. Cioè, ci spieghi così, almeno, guardiamo, se con questo podcast facciamo anche del bene. Sì, cioè, sì, se magari sì. A luglio, agosto, le persone ci ascoltano, andranno lì e posizioneranno. L'italiano... Allora, la oggi. Mettono tutti. Diccelo, Ambra, grazie. Allora, la valigia facciamo... Tipo qua c'è la maniglia, qua c'è la maniglia in alto, okay. Qua quella di lato, sì. Va messa con la maniglia di lato in su, qui, quindi sdraiata. Sotto. Quindi allora deve stare sdraiata ma in esatto, sale. Perché la mettono tutti giù piatta, okay, che arriva là chiaro. E non va più da nessuna parte perché non ha lo spazio. Io la lancio anche, perché la lanciano sul a posizione poi, ciumula, e la riprendono perché devono pesare. E soprattutto, già... ma la fatica che facciamo noi è vero. Mettere le etichette, mi devo sdraiare è vero. Cercare la vaniglia. Quindi di lato, okay. C'è anche chi riesce addirittura a metterla... Con la maniglia sotto. Ma quello di Urichechi. Problema. Geniale. Ok. Senti, altri luoghi comuni. Non so se ti viene in mente qualcosa. Io penso al telefonino. Che dicono, se non spegni il telefonino casca l'aereo. Quando dicono. No, vabbè, non casca l'aereo. Però effettivamente. Va messo nella funzione. Esatto. Se tutti quanti lo tenessero acceso ci potrebbero essere delle interferenze sul... Però basta mettere la funzione aereo, certo. Cioè non è va spento, che ricorda che allora andrebbe mamma, spento con l'atterraggio, durante l'atterraggio e il decollo andrebbe spento proprio. Atterraggio Quindi decollo. Tu metti modalità aereo, sì. Lo spegni, così quando lo riaccendi è già in modalità aereo. Ah, vabbè, quindi c'è raga, mi hai aperto un mondo. Quindi va spento, per sicurezza. Sai che io una volta mi sono reso conto, mentre stavo volando mi sono reso conto di averlo lasciato acceso. Però non è caduto. Vero? No, l'aereo non è caduto, però ho fatto... Tutte queste, cioè mi sono guardato intorno e ho fatto flagellato. Queste persone sono ancora vive. Avrei potuto, mi sembra Final Destination, no? Sì. Che sapevo che sarebbe crollato l'aereo. Invece no, tutta invece è andata. Perché probabilmente gli te altri... lo eri dimenticato solo tu, vedi. E infatti le altre persone invece avevano, sono state brave e l'hanno spento tutti. Esatto. È andata bene. Alla grande. Andiamo avanti. Mi scusi, devo andare al check-in. Sì, questa è l'area. A che numero deve andare? Quello del mio volo. Sì, dove va? In Bahamas. Questo è sempre della serie che la gente diventa matta, scusami, a proposito gente che diventa matta. Signora, preferisce finestrino o corridoio? Finestrino no, che ci sono gli spifferi. Ma dove sono gli spifferi? Una volta una signora mi ha detto, mi ricordo ancora la faccia anche di questa qua perché mi è rimasta impressa. Mi può mettere vicino al finestrino così... Lo posso aprire se ho caldo, no, signora, no. Guardi che non si... Non è su Italo, gliel'ha detto signora. E non si aprono i finestrini, so. Ah già, perché siete una low cost. No! Non si aprono. Vabbè, però questa è gente che è matta anche fuori dall'aeroporto, non solo dentro l'aeroporto. Però è veramente irraggiungibile, irraggiungibile, credo. Irraggiungibile, io mi immagino avanti con la manovella. Ah già, è una low cost, è stata veramente la ciliegina. Si sa che le low cost hanno i finestrini bloccati. Non c'è la Uno dei tweet che ci ha fatto più ridere a mia fede quando si sono riletti è: avete all'interno del bagagliaio da stiva batteria a litio, sigarette elettroniche, power banks o altri dispositivi non consentiti? Sì, abbiamo tutto. Ma la domanda era al contrario, mi deve togliere. Invece loro erano al contrario, come quando ti offrono le cose. Esatto, erano due ragazzi
E quindi sai proprio, noi vabbè le domande le facciamo abbastanza in automatico, avete, della serie avete, ma non ce li avete giusto, avete cioè, accendini, batteria al lit, sì abbiamo tutto, tutto. Io, in che senso? Dove? No, non ce li abbiamo. Sì, va. Tanto se ne accorgono, no? Metà di Pepper. Capito. Questo era il figlio del regista indiano. Esatto. Di sicuro, guarda. Una curiosità, ma tu quando hai cominciato a scrivere questi tweet, a collezionarli, sicuramente dalle posizioni alte, dai capi, cioè si saranno accorti. Ecco, come hanno reagito? Dopo mia madre. Sì, è la mamma che ha chiamato Malpensa e ha detto, ma mi rendete conto di mia figlia? No, come hanno reagito? Ma bene, sì. Perché appunto, ripetiamo, forma anonima, esatto. Cambi magari genere, vola aereo. Tutto per il modo comunque. Poi io mi limito a riportare il dialogo, quindi non c'è un commento da parte mia che possa essere magari sulla rivolto persona, al passeggero, certo, su quello certo che ha detto, quindi insomma è abbastanza neutra come situazione. Sì, sono stata chiamata tipo presidente. E lì, scusa, ma ti sei cagata? Gli hanno detto, venga su, e non è per un aumento. Non sia mai. Quindi lo in camera? Zoom, no, zoom. Che uno si illude magari, certo. Invece è meglio. Poi ci dice se vuoi la tagliamo. Tra l'altro avevo Leo piccolino, forse aveva 2 anni, e allora dentro di me, mentre andavo, allora non mi possono licenziare perché Leo è piccolino, quindi c'è la tutela. Cioè, il cuore. Leo che, di cui siamo grandissimi fan, giusto. Abbiamo detto prima fuori onda se faremo un tech che pigli versione minori con succo di frutta. Esatto, allora, facciamo. Perché Leo, spieghiamolo, è il figlio. E Bruno invece è il cane. È il cane, esatto. Famosissimo. Che ormai sono appropriati completamente del mio Instagram. Ah, immagino Leo che l'ha portato così, quando è andato dal capo, cioè lei non si vedeva neanche. C'è lui! C'è lui, Leo, digli qualcosa. In realtà no, tutti molto contenti. Sei andata su e ti hanno detto, oh, brava, molto... E te, va bene. No, okay, tipo di Office, tutti. Però secondo me, però, tra le righe mi hanno voluto dire, comunque ti controlliamo. Quindi sì, quello che... Giustamente. Okay. Sono qui con noi oggi. Datori di lavoro. Allora, andiamo avanti con la lettura dei tweet. Un altro argomento molto dibattuto è lo sconto sui bambini. Eccoci. Ok, qualcuno le ha chiesto: posso imbarcarmi per primo? Ho un bambino. Quanti anni ha? 17. Ma questa sembra bella classica che dici non è possibile. E invece sì. Cioè, non è tanto sullo sconto, ma hanno tutti questa smania di imbarcarsi per primo. Oh, sì. Ecco, questa è la cosa più che più mi fa arrabbiare. È la cosa che più mi fa arrabbiare. Cioè, spiegaci. Allora, su alcune compagnie magari cambia perché a un certo punto iniziano a etichettare i bagagli a mano, stivarli. Okay, sì. Okay. Quindi magari uno giustamente non lo vuole, quindi si mette già lì pronto il primo. Sì, per una questione, magari se vai fuori anche per lavoro in giornata, devi aspettare. Esatto. No, parecchio dopo. Però purtroppo lo fanno su tutte le compagnie aeree, su tutti i voli, quindi anche le persone, che ne so, parti con Emirates, non te lo toglierà mai il bagaglio, ma che meno che arrivi col bagaglio da stiva, allora a quel punto. Col tavolo. Eppure sono lì prima di noi. Cioè, prima di noi sono già in coda, non c'è ancora la persona ad imbarcare. E tutti vogliono imbarcarsi per primo. Una volta un signore mi ha detto: mi puoi imbarcare per primo? Viaggio in business. No, sono nato nel 1947. Io ancora non lo so. Sì, io ancora non so dove l'abbia letta questa cosa. Cioè, proprio. Poi mi ha detto: ma funziona proprio come con il vaccino? No, è che ti chiamano sono per fascia perché d'età. Sono nato nel 1946. Ah, beh, è chiaro, guardi, mi l'ho fatto le cose di cui non mi interessa. Sì, ma allora vada per Johnson & Johnson, cioè, no, Gate 18. Per me è inspiegabile sta roba qua, perché tutti si mettono, cioè l'imbarco, tutti si mettono in fila, bisogna stare in piedi per... Cioè, poi almeno entri, mezz'ora. E poi quando entri in aereo il posto ce l'ha, cioè non è che... T'arreggi come in pullman se non trovi il posto. Cioè, il posto c'è, quindi è proprio. Io sto lì a sedere e aspetto che siano andati tutti, perché se no mi annoio a stare in piedi. Ma poi la maggior parte delle volte l'imbarco è a file, a gruppi, certo. Quindi tu magari stai lì, ma ti passano tutti davanti lo stesso, quindi non ha proprio senso. Una volta una signora si è proprio arrabbiata, quindi gli ho detto: sì, si può spostare perché stiamo imbarcando prima le famiglie. Sì, ma sono arrivata prima io. Oh, io allora come funziona? Brava, però apriamo il televoto, no, signora? No. Ne leggo un paio random, anche se non c'entrano nulla. Buongiorno, lei è in business? No, sono italiana.
Sì, c'è questa cosa della parola straniera che li manda. Manda in paranoia, chiaro. Hai il bagaglio a mano. Oh, cazzo, l'ho dimenticato a casa. Poverino. Lì... Abitava in Svizzera. Abitava in Svizzera. Abitava in Svizzera, ha chiamato la moglie che gli ha detto io non te lo porto. Ha dovuto pagare uno per farselo portare. Com'è? E ce l'ha fatta a prendere l'aereo? Sì. Fortunatamente era arrivato presto, però. L'ho lasciato a casa. Quindi era più di uno stereotipo. È arrivato presto, si era messo subito in fila, non avevi i documenti. Disgraziato. Il bagaglio dimenticato. Sì, sì. Non hai il visto per la Russia? Non posso farle il check-in. Ma sì, me lo faccia, tranquilla. Poi lì mi arrangio. In Russia, poi. Poi lì mi arrangio. Ma che vuol dire? Cosa vuol dire ti arrangi? Che vuol dire? Una volta una ragazza ha fatto la foto alla sua valigia, me l'ha mandata e mi ha detto, secondo te va bene? Che vuol dire? Cioè, ma a livello di marca, di colore, oppure... Ma poi dalla foto cosa capisci? Certo. Cioè, poteva essere qualunque misura. E un'altra mi ha detto, non è che puoi andare ai banchi EasyJet a chiedere se va bene, a far vedere la foto e chiedere se va bene. Sì, come no, ti ci vedo in giro per Malpensa. Sì. Ma la gente è male. No, allora, io vorrei, da parte tua, un manuale per i nostri ascoltatori sul perfetto viaggiatore, così facciamo un servizio e la gente sa come si deve comportare in aeroporto. Almeno qualche difetto da eliminare. Sì, cioè cosa dire, per migliorarci, allora, dai, miglioraci. Esatto. Prima di tutto, prima di prenotare, comprare un biglietto per una qualunque destinazione, informarsi su cosa serve per questa destinazione. Perché guardi me? Perché sai che lo faccio spesso? A prescindere dalla situazione, quindi adesso vabbè c'è in più il tampone, certo, vaccino eccetera. Ma non so, appunto, visto per la Russia, magari informati prima di arrivare al check-in, perché poi mi faccio io la sorpresa e il volo non lo prendi ed è colpa tua, certo, e te lo devi ricomprare. E ok. Quindi informarsi prima di acquistare i biglietti, arrivare con un discreto anticipo. Discreto anticipo cosa vuol dire? Perché io c'ho sempre, ma boh, arrivo due ore prima, un'ora e mezzo, due ore. Dipende dal periodo, periodo estivo, periodo dei ponti, festività, eccetera, nazionali, europei, due ore prima. Soprattutto se si ha il bagaglio da imbarcare. Certo. E invece voli... resto del mondo 3 ore prima. Ok, resto del mondo. Ma siccome noi siamo poveri, non andiamo nel resto del mondo, arriviamo 2 ore prima. Giusto, si può arrivare fino a Pisa, appunto. Quindi bastava 40 minuti prima. Quindi se arriva lì, mettiamo che dobbiamo imbarcare il bagaglio, veniamo da te. Esatto, quindi pesare i bagagli a casa è difficile, però io vi svelo un trucco. Ok. Perché allora, tante persone usano la bilancia, quella di casa, e ci piazzano sopra. Io ci monto sopra con la... Bravo, allora, perché ci mettono sopra la valigia, ma non la peserà mai di tutta. Quindi, no, verrà 15 a casa, beh, 27. Cioè, evidentemente. Ah, forse ci ho aggiunto il cellulare, effettivamente. No. Uno una volta mi ha detto, sì, perché ho fatto la plastica, ma non può essere 10 kg di plastica. Cioè, vedete, l'inquinamento nel mondo è dovuto a questo signore. Esatto. Quindi pesate voi stessi prima. Sì. E poi? Poi voi con in braccio la valigia, più possibile, perché anche presa così magari è un po' fuori. Meglio in braccio. Ed è lì che fate la differenza, per la differenza avete il peso giusto. Bagaglio a mano, misure e misure e peso, anche lì non arrivate in aeroporto col bagaglio più grande, dice vabbè ma esce solo così, non va bene, no, cioè se esce, non va bene. Si può fare. E devo dire anche tutte le persone che lavorano nei negozi valigeria eccetera, non dite alla gente che va bene un bagaglio a mano che troppo grande, perché a me è capitato un sacco di volte di andare negozio di valigie e abbiamo l'offerta questo bagaglio a mano, ma non è un bagaglio a mano, poi li mandi da me con questo bagaglio a mano che non va bene, no, non va bene, anche lì piuttosto dite, ti informi sul sito, perché anche le differenze delle compagnie aeree ci sono anche sul bagaglio a mano, anche tanta gente magari dice ma io ho volato settimana scorsa con la Lufthansa, andava bene, e magari con la Lufthansa, cioè con l'EasyJet no, è proprio quella la differenza, fondamentale. Quindi a seconda del biglietto. Allora, se fate il check-in online avete fatto proprio un passeggero perfetto. Perché il check-in online cos'è che ti evita? Allora, soprattutto nei momenti anche lì di pieno, ma non è detto. Che non è poco, eh. È l'overbooking. Ok. Overbooking, cioè consentito alle compagnie aeree la prenotazione di circa un 10% in più
dei posti rispetto a quelli effettivamente disponibili. Quindi ci sono 100 posti sull'aereo, possono prenotare per 110 persone, perché c'è un calcolo, una percentuale persone che non si presentano, però se si presentano tutte, qualcuno sta a terra. Ecco, mazzo. E non fa, tante persone pensano che sia la data di acquisto che fa la differenza, invece è il check-in. Cominciano le vanzine, comportatevi a modo. Questo è il manuale perfetto, perché per luglio, cioè ragazzi, se le vacanze fanno schifo e stanno, non è colpa sicuramente nostra, perché noi ci abbiamo provato. Va bene, allora Ambra, noi ti ringraziamo soprattutto per i consigli che ci hai dato, soprattutto per averci fatto ridere con i tuoi tweet. Noi di solito, Ambra, finiamo l'intervista e la puntata con un gioco fatto ad hoc sul personaggio che abbiamo ospitato. Ok. Ora, secondo te, il gioco di oggi di cosa parla? No, geografia. No. Di solito? No, tranquilla. Che no. Cos'è? Però qualcosa. Questo, il Canada, gli Stati, vabbè, andiamo. Ma poi te devi pensare che a tutti gli altri ospiti abbiamo messo sulla loro scatola il logo. Oggi invece abbiamo trovato, sempre dai cinesi di Colonia, salutiamo, una scatola con la mappa. E si è detto, per Ambra, ma che vuoi mettere il logo? Allora, vuoi leggerlo te? No, vai te, ci mancherebbe. Questo è il regolamento del gioco che andrai a fare. Ok. Sei pronta? No. Allora, il gioco si intitola il Te chi sei? Benvenuti alla versione tarocca dei soliti ignoti ambientata a Malpensa. Di fronte a te si presenteranno 5 personaggi, ciascuno dei quali con una specifica caratteristica tipica dei viaggiatori che incontri abitualmente al check-in. Il tuo compito sarà quello di indovinare le loro identità grazie ai 3 indizi che ognuno di loro ti fornirà. Ogni risposta esatta ti farà guadagnare un prodotto per completare la bustina dei liquidi da portare sull'aereo. Oh, quella, ma tanto tutta roba di marca. Poi vedrai. Guarda, intanto un indizio. Ah, ma veramente? Un indizio. Questo ti servirà per dare le risposte corrette. Sì, è lui. Ah, ok. Io direi di spostarci e andare a fare questo fantastico gioco. Va bene. È il momento. No, comunque, mi è piaciuto il vino. Ma ero concentrata a parlare con lui. Vai, allora potevi aprire il rosso a questo punto. Hai ragione. Vai, scusa, vabbè, lo prendo. Io piglio il martellino. Bravo. Ciao a tutti, benvenuti al Te chi sei, grazie Ambra per essere qui, è la nostra concorrente. La nostra prima concorrente di questo nuovo format. Grazie a voi. Davanti a te ci sono 5 ignoti, uno per volta poi si sveleranno i tuoi occhi. Sì, okay. E possiamo svelare già intanto quali sono le identità, quindi chi rappresenteranno gli ignoti in questione. Abbiamo quello che vuole rubare sul peso della valigia. Quella che si presenta con un botto di fogli stampati. Quello che vuole farsi spostare di posto. Quello che va innanzi al metal detector. Quello che vuole imbarcarsi subito. Io intanto guardo. Intanto scrutali, perché è importante dall'inizio. Sì. Io direi che possiamo cominciare. Sì. Ok. Avanti, il primo ignoto. Ciao, sono Andrea Lavagnini, 23 anni, di Carugate. Prendiamo il premio, grazie Davide, il mio balletto. Sì, detto. Ti garberebbe. No, l'avevo capito. Però. Allora, ce l'ha. Il premio dell'ignoto numero uno è un mini deodorante. Ricordiamo che tutti i premi andranno a formare il tuo sacchetto dei liquidi, che potrai portare sull'aereo come te ci insegni, insomma, senza che ti suoni al metal detector. Molto importante. Allora, cominciamo con gli indizi. Andrea, prego. Quando vado dal dentista, chiedo sempre che non mi venga fatta la ricevuta. Sono risultato il migliore impiegato del mese all'autorimessa Automania SRL di Carugate. Quando vado in vacanza al mare, porto sempre via con me una bottiglietta di sabbia come ricordo. Allora, questi sono i 3 indizi. Allora, secondo me, allora, lui ha detto diverse robe, no? Ha detto che non si fa fare la ricevuta. Che è il migliore impiegato del mese. Ora, qui della finanza non c'è nessuno, quindi non andiamo a analizzare perché non si fa fare la ricevuta. Si ruba la sabbia. Ci sono persone di questo tipo. Quale secondo te potrebbe essere l'ignoto numero uno? Che stereotipo all'aeroporto Malpensa potrebbe rappresentare? Allora, secondo me... Guarda anche come è vestito, i pantaloni color cammello. Color cammello, mi sembra eccessivo. Beh, stavo proprio guardando i pantaloni, sì. Certo.
Secondo me è quello che vuole rubare sul peso della valigia. Mazza, oh. Gamba. Potrebbe lavorare a Caforum. Allora, Andrea, per il mini deodorante, sei tu quello che vuole rubare il peso, sul peso della valigia? Sì, sono io. Grazie Andrea, grazie. Abbiamo la foto di lui, sì. Ruba sul peso della valigia. Sì, no. Questa la mettiamo. Però. Prego, vado, grazie togli. Mille Andrea, grazie. 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 Te che va a comporre. Grazie. La prima parte del tuo sacchetto dei liquidi. Allora, a questo punto proseguiamo con il gioco, abbiamo altri 4 ignoti. Io direi, Fede, di far avanzare l'ignoto numero 2. Eccola. Una bella fanciulla. Te chi sei? Ciao, sono Alice Danese, ho 26 anni e vengo da Verona. Andiamo a prendere il cartellino per vedere qual è il premio. Grazie Alice. Grazie Valletto. Senti, sta a te. Allora, Alice nasconde come premio un mini schiuma da barba. Mi serviva. Tuo marito, almeno lo nominiamo finalmente nel podcast. Quindi. Speriamo. Prego, Alice, con gli indizi. Quando mi fermano i carabinieri, entro sempre in ansia perché ho paura di avere la patente scaduta. Non mi sono ancora ripresa dalla rottura di Benji e Fede. Per i miei 18 anni i miei genitori mi hanno regalato il piercing all'ombelico. Possiamo vederlo, ce l'ha, sì, sì. Tra l'altro. Bene, siamo quindi contenti. Tutto corretto. A testimone, insomma. Sì. Allora, qui magari possiamo puntare anche su un altro indizio. Non so, Alice, ci vuoi mostrare il profilo destro? Ok. Mm. Dici te. Non cambia niente. No, perché magari a Malpensa guardano anche i profili. Magari è grazie Alice. Passata, grazie, magari. Grazie, puoi rimetterti a posto. Hai una vaga idea lì? Lei sta guardando di là non perché ce l'ha risposta, ma perché c'ha il volo, vedete qui, ma lei ce l'ha. Ma direi che secondo me... Cioè, qual è l'indizio che ti ha colpito di più? Ta-na-na-na. Cioè, quello su cui il stai... Il primo. Cioè, quella sul fatto che della ha paura... Della patente. Sì, certo, ha paura della patente. Quindi non sul fatto che le dispiace per la rottura di Benji e Fede. No. No, quello perché non ti interessa. Non tanto. Però se ti basi sul primo, manca il delinquente. Perché sono di carabinieri, quindi... Allora, sarebbe utile capire se effettivamente la patente è ancora valida o no. Però non può dire altro. Non si può dire, purtroppo non lo può sono finite. Allora direi quello che va in ansia al metal detector. Allora. Legarma. No, sì. Ci siamo? Alice, per un mini schiuma da barba, sei tu quella che va in ansia al metal detector? Sì. Sono io. Vabbè, allora vinci tutto. Grazie Alice. Grazie Alice. Stai tranquilla, al metal detector l'importante è che tu ti levi tutto. Il piercing non suona, non il piercing non suona, stai tranquilla. Però carabinieri ti fanno la multa, cioè. Sì, qui abbiamo controlla una foto, la data. Abbiamo una foto di Alice che rinnova la patente. Grazie mille Alice. Grazie Alice. Ecco qua, mini schiuma da barba. Non ecco so qua. Come mai lo riconosce. Sì, ho dei problemi a riconoscere. Vabbè. Perfetto, ok. Allora, ne hai indovinati due, mancano tre ignoti, quindi direi... Sta diventando semplice, dai. Fai fortissima. Aspetta. Avanti con il prossimo ignoto. Te chi sei? Simone Palmieri, 25 anni, Milano. Perfetto. Grazie Simone. Recupererà il premio. E andiamo a vedere qual è il premio che nasconde l'ignoto numero 3. Un bel set di creme per il corpo. Oh. Anche questa alle Bahamas fanno comodo. Esatto. Questo è sempre bene. È molto utile. Molto. Va bene, Simone, siamo pronti ad ascoltare i tuoi indizi. Al liceo sono stato rappresentante d'istituto per 2 anni. Se la mia fidanzata guarda una serie TV senza di me, mi arrabbio. Quando faccio la carbonara e non ho l'uovo, metto la panna. Questa io ragionerei molto sulla terza. Sì, questa è un problema. Innanzitutto una persona che con la carbonara ci mette la panna non è una persona a frequentare, evidentemente. No. Cos'è che ti ha colpito delle cose che ha detto? Il fatto che fosse... questo è difficile. Il fatto che fosse rappresentante...
Cos'è? Per 3 anni, tra l'altro, l'ha fatto. Sì. Quindi è veramente molto in gamba. Forse ti può aiutare una cosa, Ambra. Per cortesia, ignoto numero 3, può mostrarci le mani? Avanti e dietro? Sì. Questa è ovviamente la pubblicità per l'Apple Watch che ha al polso. Sì. Lo facciamo solo per quello, perché... Ok. Magari ti ha aiutato a capire un pochino meglio. Niente, ovviamente. Allora... Hai una vaga, vuoi un po' insomma, ragiona con noi. Allora è rimasto quello che vuole imbarcarsi subito, quello che si presenta con un botto di fogli stampati, quello che vuole farsi spostare di posto. Sei indecisa su un paio? Sì, direi che sono indecisa tra quello che vuole imbarcarsi subito, sì, e quello che vuole farsi spostare di posto. Ma la risposta è soltanto una. Come in tutti i giochi televisivi e quiz. Perché ce n'è un paio. Hai allora, idea? Direi quello che vuole imbarcarsi subito. Allora, Simone, per il set di creme per il corpo, sei tu quello che vuole imbarcarsi subito? No, non sono io quello che vuole imbarcarsi subito. No, no. Accidenti, sai cosa dobbiamo fare? Toglierti tu! No, che robe! No, meno male questa mi serviva a me. Allora, la schiuma da barba la pigli te, dove te lo piglio io. Ok, allora. Mannaggia. Grazie Simone, quindi l'ignoto numero 3 torna alle retrovie, poi scopriremo dopo di chi si tratta. Esatto. In realtà, ma adesso è il momento di andare avanti. Ambra, stai attenta, perché non parti per l'estate quest'anno, no, te lo dico io. Senza ha voglia a fermare a fare le multe, poi... Imbarcano il bagaglio, mi buttano tutti. Ti buttano fuori tutto. Andiamo avanti con l'ignoto numero 4, prego. Eccoci. Ciao, te chi sei? Ciao, io sono Lucilla, ho 28 anni e vengo da Torino. Andiamo da Lucilla, andiamo a vedere qual è il premio che si prospetta. Allora, il premio dell'ignoto numero 4 è un dentifricio e un colluttorio. Manca solo lo spazzolino, quello non l'abbiamo preso. Abbiamo solo il dentifricio e il colluttorio. Allora, siamo pronti per... Pronti per gli indizi? Sentire gli indizi. Grazie, ignoto numero 4. La mia maestra delle elementari diceva che ho una splendida calligrafia. Su Facebook ho un profilo di coppia con il mio fidanzato. Il mio personaggio preferito di Don Matteo è Natalina di Otallevi. Ottima scelta, se posso dire. Allora, devo essere sincero che ultimamente, negli ultimi due, il terzo indizio lo vedo un po' surplus. Ma no, perché? Perché? E invece no. Avrei qualcosa da obiettare. E invece no, allora, le tre opzioni sono quello che vuole imbarcarsi subito, quello che si presenta con un botto di fogli stampati, quello che vuole farsi spostare di posto. Allora, lei, diciamo che ha parlato di una calligrafia, ha parlato di avere un profilo di coppia su Facebook, nonostante sia molto giovane, non so quale sia il suo problema, e soprattutto ha parlato di Natalina di Otallevi. Tra l'altro, Natalina di Otallevi la tagliamo poi. Poi salutiamo anche grande amica. Alla fine podcast. Comunque mi spiegate i collegamenti. Sembrano palesi, sì, sì, però cioè, quando vanno da Carlo Conti e da Amadeus, non è che... Lei chi dice, noi siamo Amadeus, mi spieghi? Cioè, però, per giocare. Hai ragione, hai ragione. Allora, proverei con quella che si presenta con un botto di fogli stampati. Allora, ignoto numero 4. Per un dentifricio o un colluttorio, sei tu quella che si presenta con un botto di fogli stampati? Sì, sono io quella che si presenta. Finalmente dare, grazie davvero. Grazie. Lei come mai non utilizza l'app come tutti gli altri? Perché ha una splendida calligrafia. Ah, è una splendida calligrafia. Allora, qui abbiamo una foto di Lucilla. Che scrive. No, è di Otallevi, andata sul set a Gubbio. Insieme. Sì. Grazie Lucilla. Grazie a voi. Grazie. Oh, ma che bello. Stiamo cominciando a riconquistare. Un po'. Allora, adesso è... Togliamo... Giusto. Diciamo che adesso... Oh, ora rimane abbastanza... È abbastanza semplice. È abbastanza semplice, ma... Per chi ha una buona memoria. Per il notaio è importante questa cosa qua. Quindi, okay. Avanti con il quinto ignoto. Ciao, te chi sei? Ciao, io sono Ilaria, ho 28 anni e vengo da Parma. Grazie Ilaria. Vediamo quale premio, l'ultimo ignoto. L'ultimo premio nasconde. È un balsamo insieme all'olio doccia.
Molto interessante. Possiamo svelare una roba. Davide non sapeva la differenza tra balsamo e shampoo e ha preso il balsamo, invece doveva prendere però, vabbè, lo shampoo te lo copia solo. Non c'era. Perché poi mi ha chiesto: ma cos'è il balsamo? Scusa, ma cos'è? Vabbè, troppo tardi. Stasi, perché tu l'hai detto. No, è metti così, è per il gioco. Prego con gli indizi. Quando devo fare un viaggio, arrivo in aeroporto 4 ore prima. Non sopporto chi non rispetta la fila. Non mi piace cedere il posto agli anziani in metro. Aggressiva la ragazza. A chi piace effettivamente cedere il posto agli anziani? A nessuno, del resto. Quindi, questo la Ruby Film mi dice lo tagliamo. No, mia nonna non ci segue più, secondo me. Assolutamente lo teniamo. Allora, diciamo che è abbastanza semplice, visto che le opzioni sono due. Sì, vado subito con quella che vuole imbarcarsi subito. Allora, ok. Prego. Ilaria, ci siamo? Per un balsamo e un olio doccia, sei te quella che vuole imbarcarsi subito? Sì, sono io. Oh, no! Che meraviglia! E quindi, vince, sai che vince balsamo e l'olio doccia, dai, sono quelli lì. Ecco qua, balsamo. Prego ormai al... Aspetta, c'è anche la foto di Ilaria che picchia una signora sotto la mesa. Prego, venga avanti. Mignoto, lei invece era quella che vuole farsi. Sì, però poi ero Simone e lui ne stava dominando. Ma perché lei vuole stare sempre accanto alla sua ragazza, del resto, certo, è innamorato. L'amore grazie, che non fa sempre. Grazie, può uscire. Qui abbiamo un'immagine di Simone durante gli anni del liceo. Che quando era... Due o tre? Due o tre. Okay. Bene, allora, abbiamo finito. Torni a casa, guarda. Chiudiamo. Beh, è andata bene, dai. Balsamo, un olio doccia, un colluttorio e un dentifricio per i tuoi viaggi, Ambra. Bellissimo. Grazie mille. Grazie a voi. Che dire, Ambra? Quasi mi vergogno di dire. Chissà cosa ci sarà nella testa di Ambra in questo momento. Assurdo. Grazie davvero per essere stato qui con noi. Te lo dico? Ok. Ma l'ok di Ambra non è come l'ok delle altre persone. No, l'ok di Ambra è un po' particolare. Grazie a tutti voi per averci seguito. Grazie alla Nubi Film, grazie a Hot Sox. Ringraziamo anche le nostre comparse. Sì, tutte quante, vai. Andrea Lavagnini, Alice Danese, Simone Palmieri, Lucilla Battista e Ilaria Brianti. Ringraziamo Giacomo e Andrea, ovviamente, i nostri autori. E a sto punto, grazie ancora mille, Ambra Garavaglia. Ci siamo divertiti un botto. Anche io. E avrò paura quando arriverò a Malpensa. Ti aspetto. Io vado a linare. Ciao a tutti. Ciao.